Bentornati al Board Game Studio, lo studio televisivo allestito da Lucca Games e Comics. Scusate, no, perché sono passato in mezzo. Non ti preoccupare, io devo fare la mia formuletta all'inizio, perché se okay. Non funziona. Ed è che il Board Game Studio è lo studio televisivo allestito da Lucca Comics and Games in collaborazione con Giocoamico.net. No, devi capire, hanno i miei parenti sequestrati, se non lo faccio... Oggi con noi dal Friuli con furore abbiamo Maurizio Vergento. Ne stiamo accumulando tantissime, dell'edizione Yemaya e Roberto Pestrin, esatto. Grazie, che è l'autore di Dojo Kun, esatto. Gioco che è andato fortissimo a Essen, mi dicono uccellini che si nascondono qui nell'ombra. Va bene, penso di sì, mi sembra di sì, cioè. Come ti sembra? Non sta mai a dire quanto piace, il mio punto di vista è altamente soggettivo, quindi preferisco non esprimermi. No, a parte gli scherzi, sembra sia andato molto bene e siamo estremamente contenti di questo, per cui sì, tant'è che tutte le copie che avevamo sono esaurite, questa è l'ultima che abbiamo noi. Io sono l'autore e non è neanche mia, cioè. È un'ottima scusa per non lasciarcela. l'abbiamo pianificata bene. Esatto, bravissimo. Ma anche da queste piccole cose che si vede il successo di un'operazione. Esatto. Allora, vedo tantissima roba sul tavolo, quindi com'è questo gioco? Come si gioca? Dire io qualcosa. Allora, Dojo Kun è un gioco strategico di gestione di dojo, di arti marziali. Fondamentalmente in questo gioco ogni giocatore avrà a disposizione il suo dojo e dovrà cercare di... sovrastare gli altri dojo in prestigio, perché alla fine del gioco chi avrà accumulato più punti prestigio vincerà la partita. Dojo Kun è un gioco particolare perché sposa delle meccaniche prettamente, diciamo, tedesche, no? Di German Games, come il piazzamento lavoratori, in cui noi cercheremo di sviluppare il nostro dojo e di avere i migliori campioni e meglio allenati degli altri dojo, e poi una parte in cui invece si farà un combattimento, si farà un torneo e il più forte, diciamo, riuscirà a portare a casa la coppa. Per cui il gioco è sviluppato in due stagioni, abbiamo la stagione del lotto bianco e la stagione del lotto nero. Ogni stagione è sviluppata in tre turni in cui c'è questa meccanica di piazzamento lavoratori. Adesso vi spiego, diciamo, velocemente com'è che funziona, diciamo, che mosse si possono fare o comunque che tipo di azioni possono essere eseguite durante la preparazione, e poi ci sarà il torneo in cui vedete qua, in questa zona qua del tabellone, abbiamo proprio i due roster, questo è quello il torneo del lotto bianco e qui abbiamo il torneo del lotto nero. Allora, fondamentalmente ogni dojo, qui è raffigurato un dojo di arti marziali, abbiamo quattro dojo che sono legati a quattro arti marziali diverse. La prima è il dojo della tigre, poi abbiamo il dojo del cobra, il dojo dell'orso e il dojo della gru. Okay? Ogni giocatore impersonificherà uno dei maestri che ha a capo del dojo corrispondente. Allora, all'inizio della partita ogni giocatore avrà a disposizione due lavoratori, cioè questo, che è raffigurato da questo personaggio qua in grande, sarebbe il maestro, okay. Mentre questo più piccolo, che è questa carta, che sarebbe l'atleta più anziano del dojo, che è il senpai, per cui ogni giocatore inizierà con il rispettivo, vedete che ogni dojo ha il suo maestro differente, ognuno ha il suo maestro, maestro, sì. E ogni dojo avrà il suo senpai, cioè una carta atleta, quella di inizio. Che non è sempre la stessa. No, che è sempre la stessa per ogni dojo. Dopodiché, fondamentalmente, nel gioco potremmo... I due tipi di lavoratori, cioè il maestro e gli atleti, fanno cose diverse nel gioco, nel senso che gli atleti fondamentalmente si allenano, vanno a fare delle avventure per dare più prestigio al proprio dojo e, come dire, riescono anche a fare andare al villaggio a fare
diciamo, dei lavori per il villaggio, oppure andare alle cascate mistiche per aumentare il potere spirituale, cose che fanno solitamente gli atleti. Mentre il maestro avrà più cura di quello che è la gestione del dojo in sé per sé, per cui potrà andare a reclutare nuovi atleti, come per esempio qui in questa zona del board abbiamo nuovi atleti che ogni turno verranno cambiati. E per esempio una mossa che può fare il maestro è andare a reclutare per esempio questo atleta. Se questo maestro fa questa mossa qua, questo atleta diventa a tutti gli effetti un nuovo atleta di questo dojo. Ok? Costo questa azione o è solamente l'azione? È solo l'azione. Perché le azioni maestro sono tutte molto impattanti sul gioco, per cui non è necessario un costo. Perché un'azione può essere, per esempio, prendere nuovi atleti. Un'altra azione può essere, per esempio, andare qua e espandere il dojo, renderlo... in modo da avere anche nuovi atleti. Avere più spazi per avere più atleti, per cui più mosse a disposizione. Oppure il maestro può andare qui e, diciamo, costruire un nuovo attrezzo da allenamento. Questi sono degli attrezzi di allenamento che servono agli atleti per migliorare e diventare più forti, fra virgolette, aumentare di livello. Mentre gli atleti fondamentalmente, appunto, si possono allenare su queste attrezzature di allenamento, oppure andare in questa parte del board in cui ci sono tutte le azioni degli atleti. Le azioni degli atleti qui ci sono due maestri segreti, diciamo, che danno delle tecniche segrete. Nel turno di ogni giocatore può fare un'azione per atleta e un'azione per il maestro, o deve scegliere? Ogni giocatore durante il suo turno sceglie di fare un'azione che sia o di atleta o di maestro. E poi tocca all'altro giocatore e si va avanti così finché tutti non hanno fatto tutte le loro mosse disponibili. Okay? Per cui ovviamente uno avrà più atleti, avrà più mosse a disposizione. Però è l'atleta che fa la mossa. Per cui se l'atleta va a imparare una tecnica particolare, sarà quell'atleta che imparerà la tecnica particolare. E dopo, perché ovviamente vi sto spiegando questa cosa, si arriverà al momento clou del torneo, in cui dopo aver fatto tre turni di preparazione si va al torneo, e quindi quando si arriva al torneo intanto ogni dojo può mandare fino a due atleti al torneo, ok? E quindi ogni dojo farà questo. Abbiamo 8 spazi per il roster. Se per caso non giochiamo in 4 giocatori, c'è un quinto dojo che è raffigurato da questi teschi, è il dojo del teschio, che è praticamente il gioco che gioca contro di noi, che va a occupare gli spazi liberi, ed è un quinto dojo giocato dal gioco, scusate questo gioco di parole, però è così, e sarà il dojo del teschio che ovviamente verrà impersonificato ogni volta da un giocatore che non sta giocando in quel momento, e che cercherà di vincere il torneo contro i giocatori al tavolo. Per cui questo gioco, avendo questa meccanica, può essere giocato anche in solitario. Si può giocare da soli contro il dojo del teschio, quindi si può giocare anche è un gioco anche giocabile in solitario. Per cui questo è come funziona da 1 a 4 giocatori. Questo è come funziona, diciamo, tutta la parte strategica. Ok, perciò diciamo ognuno fa le proprie mosse finché non le conclude e poi si parte con il torneo? Esatto, poi si parte con il torneo. Diciamo che ci siamo allenati, vedete per esempio questi che facciamo un'idea, ecco, facciamo che abbiamo così. Così metti l'uno rosso, sì, un teschio, uno rosso contro tipo così. Ok, così. Allora adesso fondamentalmente, una volta che siamo arrivati al momento del torneo, verrà sorteggiato, diciamo, in questa zona qua, vedete, questo è il torneo, verrà sorteggiato questo scontro qua. Ok, sì, va, perfetto. Lui che... Giusto. Cioè, questi si pongono casualmente una volta? Vengono posti casualmente, ma ci sono delle mosse che puoi fare per, in qualche modo, diventare testa di serie nel gioco. Durante il torneo. Per cui
hai il potere di poter scegliere dove andare a posizionare il tuo okay. atleta all'interno del roster. Si chiama corrompere i giudici. Più o meno. No, però no, qui no, stiamo parlando di arti marziali, è una cosa molto più pura. Giusto, minacciare con la violenza. È già più in sintonia, già, questo esatto, sì. rientra già più in sintonia con... Allora, facciamo così. Quando si arriva a combattere, fondamentalmente si svolgeranno tutti gli incontri. È ovviamente l'atleta che vince avanza durante il torneo fino a che ci sarà uno che farà. Che ok, vince come lo determiniamo torneo. Chi vince? E con i dadi, che sembra una cosa pazzesca, visto che abbiamo parlato di una cosa molto deterministica fino adesso, cioè un piazzamento lavoratori. Però c'è un perché, nel senso che questi dadi hanno colori diversi, sono legati ovviamente alle quattro arti marziali, che sono legati ai quattro dojo diversi. E ogni dado è sviluppato in modo da avere dei punti di forza e dei punti deboli contro gli altri dadi. Per cui tirerò dei dadi, i dadi sono esattamente i livelli che sono stati raggiunti dall'atleta, per esempio questo ha due livelli rossi, un livello blu e tre livelli verdi, per cui questo è il lancio, cioè sono i dadi che tirerà questo atleta quando combatte. Mentre questo atleta qua, che avrà tre dadi rossi, uno blu e uno verde. Okay. Per cui se questi due atleti dovessero scontrarsi in un combattimento, per esempio se questo fosse il combattimento, okay, metti così. Adesso possiamo simulare quello che succede. Allora, questa è la zona di combattimento e descrive cosa succede durante il combattimento. Allora, diciamo che che questi due atleti stanno per scontrarsi. L'atleta numero uno del dojo della tigre contro l'atleta numero uno del dojo del cobra. Allora, prima di tutto decidiamo quale vestirà la casacca nera e quale vestirà la casacca bianca, perché vedete che abbiamo qua quello che fa il nero e qua quello che fa il bianco. Dopodiché, prima che inizi il combattimento, il dojo dell'orso e il dojo della gru, che non stanno partecipando al gioco, avranno la possibilità di predire quale secondo loro sarà il vincitore tra i due. E quindi hanno a disposizione delle carte, che sono queste qua, sono delle carte che recano sul dorso il dojo, cioè il colore del dojo, e dall'altro lato bianco e nero. Per cui, per esempio, il dojo della gru dice: secondo me vincerà il nero, per cui metterà coperta questa carta in questo punto qua. E il dojo dell'orso invece è così sbruffone che dice: no, vincerà il bianco, e lo fa vedere a tutti, dice: vincerà il bianco. C'è una differenza a giocare la coperta scoperta? Allora, sulle regole da manuale, no. Sulle regole che utilizziamo noi, home rules, sì. Nel senso che noi diciamo che se la giochiamo in maniera sbruffo, quello che sarà il reward finale sarà maggiore. Però se non abbiamo ragione, perdiamo dei punti vittoria, diciamo, okay. Perdiamo del prestigio. Mentre giocarla in maniera coperta, però sulle regole semplicemente si gioca in maniera coperta e basta. Questa è per mettere un po' di pepe. Che ricchezza, pure la home rule così. Esattamente. Però è quello che usiamo. Esatto. Ci siamo accorti che non era una regola da poter mettere di base. Ma delle espansioni queste. No, questa è un home rule così gratis su internet. Ecco. Allora, facciamo l'esempio. L'esempio è molto semplice. Cioè, su questi dadi noi possiamo trovare fondamentalmente cinque icone. Uno è il Ki, che è è l'energia spirituale che serve solo per attivare eventuali super mosse, di cui dopo vi faccio un accenno, perché ovviamente non riusciamo a spiegare a fondo tutto, però le meccaniche sono queste. Mentre i quattro simboli che possono uscire sono quelli riportati qua, cioè i pugni, che sarebbero i colpi, queste mani messe in questa maniera, che sono le prese, queste sono le parate e questi sono i salti. Okay? Okay. Per cui il combattimento sarà molto semplice. Ogni atleta tira i suoi dadi e va a registrare tutte le icone che sono uscite, per esempio sui dadi, li va a registrare. Sì. Per esempio, vedi, qua abbiamo tre pugni, mettiamo tre pugni qua, abbiamo una parata. Una presa già messa? Sì, una presa già messa e due salti. E due salti, ok. Perfetto. Mentre l'altro atleta... Abbiamo uno, due, tre colpi. Tre colpi, che aspetta, sono uno, due. Qua, sono questi? No. No, i colpi sono quelli centrali, ok, sì. Colpi. Tre parate. Tre parate. E due prese. Due prese e basta? Niente salti? No, neanche una cippa. Niente, così. Lui è ancorato al terreno. Esatto. E tieni in considerazione che appunto i salti sono più presenti, per esempio, su un dado, per cui magari non avendo quel tipo di dado è più difficile che...
Per cui dopo andiamo a sviluppare quello che succede. Allora, su questa plancia praticamente vedete che da qui a qui partono due serpentine che vanno in questo ordine e vanno a scontrarsi in questo punto qua. Alla fine, del, alla fine del, dello scontro, chi ha il maggior numero di colpi vince lo scontro. Ok. Per cui come un sistema sasso carta forbice andiamo a negare, cioè nel senso il salto del bianco nega le prese del, del... Ok, quindi in questo caso le annulliamo perché sono perché due, sono due, due contro due, per cui questo non va sa, non serve abbassare. Cioè questo, è, questo va a zero. Le abbassiamo quindi. Ma no, no, puoi anche tenerlo così perché adesso ti spiego perché dopo rimane traccia di quello che è successo. Questo va a zero, per cui è zero, non andrò a negare nessuna parata al bianco, per cui una parata nega un colpo al nero che va perfetto a due. Perfetto. Adesso quasi andiamo a fare la zero cosa, di qua, sì, una presa. Salto. A due, uno, due parate fanno andare a uno il bianco, per cui vince 2 a 1 il nero. Il nero vince. E quindi chi ha chi, diciamo, lo sbruffone esatto, lo sbruffone avrà non perso, avrà perso del prestigio. Niente, esatto. E quindi in questo caso il nero avanzerà. Ok? Ok. Verrà verranno fatti tutti gli scontri in questa maniera, dopodiché alla fine del torneo tu andrai, diciamo, ogni dojo andrà a contare quanti punti ha diciamo è riuscito a, a sviluppare durante il torneo. Per esempio il grigio ha vinto, ha fatto 9 e l'altro non ha fatto niente, per cui ha fatto 9 punti. Diciamo la, la vittoria e la posizione attorno ti dà dei punti. Ti dà dei punti prestigio. Quindi. E poi si rinizia un'altra stagione in cui arriveranno nuovi atleti, ci saranno macchinari più, più, beh, più forti. Perché non è che si resetta niente. Si no, no, si rimane così, però ovviamente magari i dojo saranno più grandi, ci saranno più, più, più possibilità di sviluppare altri atleti, però alla fine sempre solo due andranno al torneo, ok? E quindi alla fine ci farà il secondo torneo e alla fine del, del diciamo di tutto il, del, di tutto il, i due i tornei si andranno a contare tutti i punti prestigio che ogni dojo ha accumulato. I punti prestigio sono sia punti così gettoni, punti che si possono come dire in qualche modo racimolare durante la partita, ma per esempio ci sono anche, non so, questo è un atleta particolarmente famoso che alla fine della partita dà due punti semplicemente okay, perché... per chiedere, a parte il torneo, quali sono le altre cose che ti danno i punti allora, prestigio? Allora, punti vittoria che possono essere positivi o anche negativi. Per esempio qui abbiamo un atleta che è particolarmente cattivo, però è molto forte. Per cui ha questo vantaggio che è molto forte negli scontri, però non è bene averlo nel dojo, per cui ti fa perdere punti vittoria. Per esempio ci sono degli attrezzi uguali, che come questo, questo ha il punto vittoria, per cui alla fine della partita aver costruito questo, questo attrezzo ti dà un punto vittoria, mentre questo te ne toglie due, perché è un attrezzo particolarmente sanguinoso e come dire, è brutto da tenere, perché diciamo, fa solo le persone poco onorevoli l'avrei tipo, nel esattamente, tipo Tana delle Tigri, esatto, per come capirci. Allenamento Tana delle Tigri. Dopodiché ci sono qui, come dicevo, per esempio queste carte colorate sono delle avventure, che sono delle azioni che possono essere fatte dagli atleti. Tutte le avventure basicamente ti danno punti vittoria, perché il tuo atleta va a fare, per esempio, in qualche modo va a fare un'avventura o un viaggio che lo arricchisce e arricchisce il dojo anche. E queste invece sono delle mosse speciali, che sono proprio come le combo dei videogame, come i videogame di, diciamo, di picchiaduro. Queste sono delle combo che possono essere in qualche modo acquisite, imparate dall'atleta, diventano, diciamo, parte integrante dell'atleta e durante i combattimenti, qui c'è, diciamo, ci sono dei prerequisiti che vengono richiesti, che se durante il lancio dei dadi riesci a avere tutto quello che ti il prerequisito della mossa, allora hai un bonus di colpi o di parate, eccetera. E alla fine, ovviamente, contando tutti i punti, il dojo che ha acquisito più punti vittoria vince il gioco. Una partita dura da un'ora a un'ora e mezza, per cui è un gioco piuttosto fluido e diciamo è veloce per il tipo di meccaniche che ok propone. No, è molto molto ben delineato. Guarda, magari prima di chiudere, visto che l'autore se ne sta qui silente, sì, vanno le opere. Le chiediamo adesso, un po' come gli è venuta l'idea del gioco. Beh, in realtà il gioco nasce da tanti anni fa, in cui frequentavo Idea G o il convivio di Barceto. In quell'occasione presentai un prototipo di un gioco, una sorta di picchiaduro da tavola, a Mariano Iannelli di What's Your Game, e mi ha detto: guarda, il gioco è carino, ma non mi racconta una storia. Mi ha messo questa pulce nella testa che ha cominciato a scavare quando tipo 3 anni fa ho cominciato a mettermi letteralmente al lavoro, cercare di tradurre
in pratica questa cosa. Fondamentalmente c'era il concetto di avere una fase di preparazione e una fase in cui c'era il torneo. Il come avrei realizzato tutto questo ancora non lo sapevo, cioè, sono andato a cercare fondamentalmente le meccaniche che meglio mi raccontavano appunto la storia che volevo raccontare. E lì c'è stato un lavoro di rimescolamento infinito, perché abbiamo veramente rivoluzionato, per esempio, questa meccanica qua che adesso pare centrale è arrivata dopo, cioè non era quella iniziale. Addirittura inizialmente non si pensava, ha detto, ma uso i dadi o uso le carte per simulare il combattimento. Però è originale. Sì, sì, è stato un parto quadrigemellare, però... Però poi dopo sono tante soddisfazioni. Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con noi, averci insomma spiegato il vostro gioco, vi auguro buona fortuna insomma per presentarlo qua a Lucca. Grazie mille. Ciao. 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 Mandi.